Oggi siamo ad Orsara di Puglia, sui Monti Dauni, incontriamo il professor Rocco Dedda, l'influencer matematico dei Monti Dauni, che grazie al suo progetto, possiamo dire, ha anticipato di fatto la DAD. Come è nato questo progetto, questa idea e qual è l'obiettivo? Allora, il progetto nasce in effetti un po' prima del fatidico marzo 2020, semplicemente dalla possibilità di approcciarsi alla didattica in maniera un po' differente, con un linguaggio più vicino a quello dei giovani. Man mano, con l'esperienza, ho deciso di passare dalle video lezioni a contenuti anche trasversali di natura divulgativa, quindi ho iniziato ad approcciare il mondo di Instagram, di TikTok e dei vari social. Sta crescendo, sto ricevendo dei feedback positivi. Mi sembra che da un punto di vista anche professionale, quindi di condivisione con gli studenti, con le ragazze e con i ragazzi, dia i suoi frutti, e quindi piano piano è diventato un format che ho cercato di estendere anche, diciamo, al di là del mondo scolastico, collegando, diciamo, il tutto al mondo della matematica e della fisica. E questa è la dimostrazione che le lezioni a distanza si possono fare. Bella didattica a distanza, se ben calibrata. Naturalmente non può essere una sostituzione alla didattica tradizionale, però può essere sicuramente un'integrazione. Naturalmente delle metodologie che prevedono l'utilizzo di video lezioni, come la Flipped Classroom, esistono già prima dell'avvento così su larga scala della didattica a distanza. Certo, un linguaggio complementare di cui dobbiamo tener conto per stabilire quel legame con i nostri studenti che è alla base poi della comunicazione e dell'insegnamento. Com'è il rapporto con i ragazzi, con gli studenti e soprattutto quanti contatti ha realizzato fino ad oggi? Il rapporto con gli studenti è molto buono, è un rapporto piuttosto naturale, naturalmente nei limiti del rispetto, e sento che in qualche modo questo tipo di approccio mi agevola nel mio lavoro, quindi ne sono felice. Fino adesso ho raggiunto complessivamente 60.000 follower, che ringrazio, è un risultato importante. Chi parte dallo studio della matematica ha una sorta di peccato originale, passatemi l'espressione, per cui farla capire, farla digerire, insomma divulgarla non è facile. E il fatto che ci sia questa necessità, ci sia questa voglia di ascoltare matematica e fisica sui social, comunque certifica il fatto che si può influenzare anche attraverso questi contenuti. Quindi sono molto contento. Lei oggi insegna in Abruzzo, però è molto legato al suo territorio, ai Monti Dauni e ad Orsara di Puglia. Qual è il rapporto che conserva con questo territorio? Abbiamo un rapporto di identità e appartenenza. Orsara per me significa tanto. E quando nasci nei Monti Dauni hai una spinta in più, perché hai quella voglia di far capire che essere, diciamo, in un paese piccolo, tra virgolette, non vuol dire essere lontano dalle situazioni, non vuol dire non poter evadere, non poter allargare i propri orizzonti. Quindi per me è forse la cosa in più, quello che mi dà quella grinta e magari quella voglia di provare a migliorarmi nei limiti del possibile. Oggi in Abruzzo, ma con la gran voglia di tornare a casa. Vediamo, intanto ci godiamo il lavoro, poi passo passo vediamo. I prossimi obiettivi con questo progetto? Al momento stiamo lavorando anche sul territorio con Peppe Zullo sulle ricette matematicamente sostenibili, così come con Mariano Lodisi stiamo parlando di scuole della felicità. Andremo avanti sicuramente su questo, sia con attività magari in presenza che a distanza. E passo passo sto cercando di conoscere anche persone che fanno il mio stesso lavoro, che provano a mettersi in discussione sui social. Stiamo creando delle reti, quindi diciamo dalle video lezioni alla divulgazione ai temi trasversali, cercare di vedere la matematica e la fisica non solo prettamente sui libri di scuola o in contenuti specifici, ma anche dietro una ricetta, in un modo di creare appunto un legame con gli studenti e in tante sfaccettature che possono andare dall'ambiente a tante altre dinamiche che ci circondano. In brevissimo tempo ci vuole illustrare questo progetto che sta realizzando con lo chef contadino Peppe Zullo. Praticamente parliamo di ricette matematicamente sostenibili, è uno spunto che è venuto fuori da un trattato con cui abbiamo parlato di Peppe, di un cuoco del 1700, in cui si parla del cibo pitagorico. Da lì, dalla storia di Pitagora, abbiamo fatto collegamenti su altre situazioni che riguardano la sezione aurea, le onde elettromagnetiche, parleremo ancora all'infinito, e abbiamo abbinato anche dei temi legati alla fotografia, quindi le cosiddette UDA che facciamo a scuola, i cosiddetti compiti di realtà, che abbiamo trasportato appunto in questi incastri che possono sembrare lontani, ma in realtà non lo sono affatto.